Ok ragazzi, buongiorno, buongiorno, buonasera. Allora, a volte ci sono gli imprevisti che non posso calcolare, o meglio che potevo calcolare, però mi ci trovo. Oh signore, mi ci trovo comunque dentro. Praticamente cosa succede? Oggi facciamo finta che sia sabato. Vi racconto un po' cosa è successo sabato. Sabato sono andato alla festa di laurea di una mia amica, ed è appunto la famosa festa dove ci si vestiva a tema. Perché i vestimenti erano ben delimitati da un incipit, che era appunto il viaggio nel mondo, e quindi ognuno si vestiva nel modo più consono per, diciamo, sopperire a questa situazione. Cosa successe sabato? Cosa succede? Praticamente sabato io sono vestito da cowboy, quindi ho la mia bella cinghia, magari vi faccio vedere delle foto così, o dei video in sottofondo. Vestito da cowboy, infatti se guardiamo il mio outfit abbiamo pure la cintura da cowboy e la mia bella cinghia, le mie belle il cappello, ovviamente la camicia bianca, perché i cowboy, io ci ho vissuto in California, ero in una famiglia di cowboy e la camicia bianca è d'obbligo. Oltre a questo i jeans, e jeans scuri e infine, per non farci mancare niente, il cappello, il famosissimo cappello da cowboy. Quindi per adesso tutto bene, e per adesso tutto a posto. Cosa successe? Praticamente arriviamo in questa bellissima casa, iniziamo a fare aperitivo conviviale, poi ci sono degli stuzzichini che un po' rappresentano parti del mondo, prevalentemente Messico, però comunque che erano molto molto consone, ci stavano, molto molto divertenti, e praticamente si chiacchiera così, la maggior parte delle persone vedo che sono vestite in stile asiatico, prevalentemente cinese. E quindi si inizia la serata, si balla, poi c'è la piscina, tuffo in piscina e quant'altro, e Dio che se ne voglia, non voglio prendermi la broncopulmosclero, catarro, sinusite multipla. Hanno aperto qua, porca miseria, mi sono dimenticato che qua aprivano, no, vabbè, non importa, faccio il giro lungo. Praticamente cosa ve la faccio breve ragazzi, essenzialmente io il video l'ho fatto ma non lo carico perché c'è altra gente nel video, e ovviamente non tutti vogliono giustamente essere messi in un video online, quindi io insomma è meglio che rimanga in forma. Vabbè, devo rimparare ragazzi, non vi faccio neanche vedere, devo rimparare la viabilità a Verona, perché da quando hanno fatto i lavori hanno cambiato completamente tutto ed è la prima volta che ci passo. Fatto sta che niente, essenzialmente il video c'è, ma non lo è nel mio canale, ma non è pubblico e lo lascerò privato per, insomma, lasciare la privacy a coloro che non vogliono essere mostrati, e quindi anche perché ogni tanto ci sta che mantenga un pochino un profilo più basso la situazione e non facciamo vedere tutto quello che succede nella vita, no? E rimane, che è un pochino in linea con l'incipit di questo canale, cioè che è nato un po' per mantenere i miei ricordi vivi, no? Questo è l'importante, questa è la chiave fondamentale di questo canale, è per mantenerli vivi. Ma dove sto finendo? Non faccio neanche vedere. Per mantenerli vivi, ogni tanto sono pubblici con voi, ogni tanto sono privati. E non è questo l'unico video privato che ho nel canale, ovviamente. Anzi, ne ho a bizzeffe, ne ho svariate centinaia, perché poi ho tutta la mia triennale, tutta la mia magistrale, tutte le lezioni, tutto. Io ho ripreso tutto. Però non pubblico tutto, giustamente. Cosa succede ragazzi? Poi quella sera, io era la prima sera che non bevevo, o meglio che appunto non guidavo e quindi potevo bere. Cosa vuol dire? Furbacchioni, avete già capito che io mi sono sfondato, ma non tanto perché ho bevuto troppo, ma perché ho mangiato pochissimo, perché ero troppo preso dalla felicità del oh che bello stasera non guido, e quindi avevo sempre il bicchierino in mano, ma non, cioè, ho mangiato pochissimo, ho mangiato una polpettina, due tre taco, cioè robe stuzzichini, no, anche il risotto poi ho mangiato, però non ho mangiato abbastanza, diciamo, non è servito quel poco che ho mangiato e non è bastato per, diciamo, andare a limitare i danni causati dall'alcol, e io da Veneto ne ho visto parecchio, fin troppo oserei dire.
Fatto sta che, ragazzi, cosa vuol dire? Che poi la sera mi sono fatto accompagnare a casa e, come nelle peggiori storie, una ragazza mi ha portato nella sua carrozza e noi, essendo sul lago fino a Verona, era più o meno un'ora di tragitto, un'ora e qualcosa. E ragazzi, io in quell'ora ho visto le astronavi, cioè sono stato malissimo. Infatti il giorno dopo ho scritto a questa ragazza e le ho detto: guarda, sei stata un angelo, perché in quelle condizioni io mi sarei lasciato in mezzo alla strada, stavo veramente male. un angelo infatti, però vestito a cowboy. E quindi lì faceva un po' ridere la situazione un po' ufficiale, ufficiosa. E poi il cowboy che stava malissimo. E fatto sta che niente, ragazzi, allora il giorno dopo cosa succede? Succede che non faccio video tutto il giorno, ma lo scoprirete anche domani, nel video di domani, cosa succede. E questo qua di oggi lo teniamo così, era un piccolo aggiornamento per raccontarvi un pochino della mia vita, di com'è andata. E in tutto questo oggi devo ancora iniziare a fare video. Oh signore, posso girare di qua? Sì, va bene. Devo ancora iniziare a fare i video di oggi e quindi non voglio spoilerare niente, perché appunto li devo ancora fare. Sabato molto molto bello, ragazzi, assolutamente da rifare. È stato strano non andare in macchina mia, perché di solito ho sempre tutto sotto controllo, no? Sapete quando dite: so dove voglio andare, so come parcheggio e so che ora me ne voglio andare. Ho sempre avuto essendo io di solito quello che guida, ho sempre il controllo in queste cose, e per una volta che non ce l'avevo è stato parecchio strano. Infatti farmi accompagnare è stato piacevole, sia l'andata che il ritorno, anche perché hai la possibilità di dialogare più l'andata che il ritorno, per ovvie ragioni, ma sia la possibilità di conoscere gente nuova, anche perché siamo andati alla festa, io non conoscevo nessuno, cioè conoscevo ovviamente la festeggiata, però l'altra mia amica con cui dovevo andare, e lei purtroppo stava male, quindi non si è presentata. E quindi, cioè, conoscevo 2-3 persone che avevo già visto ad altri eventi, ma non c'era un'amicizia stretta che dite: dai, mi attacco a te, sto a cozza e facciamo la serata un po' assieme. Quindi ho dovuto un pochino improvvisare, e facendo un video ho anche intervistato le persone, da cosa sei vestito, come va, come non va, come conosci Carlotta e quant'altro. E niente, ragazzi, quindi io vi invito, scusate questa frustrazione, ma vi invito a mettermi piace, a commentare, a iscrivervi al canale. Noi ci vediamo domani per un prossimo video. Ricordatevi che il Dio algoritmo è fedele solo a chi gli lascia i tributi, che sono conosciuti come likes. E quindi, ragazzi, voi sguinzagliateli, perché solo così il nostro bellissimo percorso verrà visto da più persone possibili. Niente, ragazzi, ci vediamo, ciao!